buongiorno a tutti. Vogliamo ringraziare a nome del Movimento Conscious Planet Salva il Suolo la dottoressa Fulvia Bacchi, CEO di Linea Pelle, per averci invitato a partecipare a questo importante appuntamento internazionale. Crediamo che le aziende siano i nostri partner ideali nella diffusione di un messaggio urgente per un problema che è di per sé drammatico, ma che è risolvibile se agiamo insieme e subito. Infatti avrete sicuramente sentito parlare dell'estinzione dei dinosauri, più recentemente della possibile estinzione dei panda o degli orsi polari, ma ciò di cui purtroppo non si parla ancora, ma è molto urgente, è l'estinzione del suolo. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, infatti, il degrado del suolo sta avendo un impatto negativo su circa 3,2 miliardi di persone a livello globale. E questa crisi può essere riassunta come il rapido degrado del contenuto organico del suolo. L'estinzione del suolo è un termine recente, ma il processo che lo descrive è iniziato circa 100-150 anni fa e ora la situazione è critica. Io mi chiamo Elena Zanato, sono una volontaria del movimento Conscious Planet Salva il Suolo. È un movimento globale, un movimento di persone che è sostenuto da 9 agenzie delle Nazioni Unite e che è stato lanciato all'inizio di quest'anno da Sadhguru. Sadhguru è uno yogi, un visionario, un autore di bestseller del New York Times, che ha lanciato movimenti ecologici su larga scala negli ultimi 20 anni. Queste iniziative hanno raccolto il sostegno di milioni di persone, oltre che di governi, di organismi globali e di eminenti personaggi pubblici. Adesso vorrei lasciare a lui la parola per spiegare qual è la scienza alla base del movimento, con un breve video. Immagina che il paese in cui vivi abbia un suolo sempre meno fertile, rendendo la coltivazione sempre più difficile. Tempeste di sabbia regnano nella capitale indiana e ora si teme una desertificazione precoce della regione. Desertificazione ed erosione sono fonte di preoccupazione. Il suolo è l'habitat sul quale prosperano miliardi di vite. Grazie a quella vita che prospera, tutto cresce. Noi mangiamo cibo, altri animali crescono, tutto accade perché il suolo è ricco. Quando non c'è ricchezza del suolo, per molti versi, hai abbandonato il pianeta. Parliamo di carbonio, parliamo di emissioni, parliamo di inquinamento a vari livelli. Prima di tutto ciò, dobbiamo affrontare la preoccupazione più importante, perché c'è un malinteso nel mondo. C'è una campagna per presentare delle questioni civiche come questioni ambientali. In questo momento, se ci sono sacchetti di plastica in giro per New York, non è una questione ecologica, è una questione civica. Se i nostri fiumi sono inquinati, si può risolvere. In un anno o due, se costruisci gli impianti di purificazione necessari per rispettare la legge, queste sono questioni civiche che possono essere risolte con un po' di rispetto delle leggi e di consapevolezza. Ma la vera questione è il suolo. Le agenzie dell'ONU, con sufficienti dati scientifici, affermano chiaramente che abbiamo suolo, suolo agricolo, per altri 80-100 raccolte sul pianeta. Ciò significa che 45-60 anni è ciò che abbiamo come suolo agricolo. La chiamano estinzione del suolo. Hai sentito parlare dei dinosauri estinti, hai sentito parlare dell'estinzione del dodo, ma questa è estinzione del suolo. È ciò che stiamo osservando. Il vero problema è l'estinzione del suolo, perché negli ultimi 30 anni l'80% degli insetti della biomassa sono scomparsi dal pianeta. L'80%. Questo è un suicidio, sai. Questo è un vero suicidio. Quindi tra 45-50 anni ci sarà una crisi alimentare sul pianeta, è inevitabile. Quando c'è una crisi alimentare, chiunque ha i fucili più grandi verrà e prenderà il cibo. E il caos e la sofferenza che creeremo per le popolazioni in tutto il mondo
è inimmaginabile. Non pensare che solo la gente povera morirà. Uccideranno i ricchi e i ricchi moriranno. Non è per essere pessimisti. Questa è una realtà che si è verificata molte volte nella nostra storia e ancora una volta viene predetta dai più grandi scienziati del mondo. Quindi, cosa abbiamo intenzione di fare? Perché il suolo sta scomparendo? Dove sta scomparendo? Vedi, ciò che è sabbia diventa suolo se ci aggiungi contenuto organico. Ciò che è suolo diventa sabbia se ne togli tutto il contenuto organico. Se vai in una foresta pluviale, il contenuto organico del suolo sarà oltre il 70%. Nel normale suolo agricolo il contenuto organico minimo che deve esserci per chiamarlo suolo è del 3-6%. Il 3% è il minimo assoluto. Ma oggi, per esempio in India, nel 62% del suolo indiano il contenuto organico è dello 0,5% o meno. Quindi siamo letteralmente sull'orlo della desertificazione. Questo è in tutto il mondo, non è solo in un paese. Negli Stati Uniti il modo in cui il terreno è stato utilizzato in termini di erbicidi, diserbanti, pesticidi, dobbiamo capire. Quasi l'80-86% della biodiversità si trova nei primi 30 cm di soprassuolo. Quando arriamo con macchinari come trattori, aratri ad una profondità di 23-30 cm e lo lasciamo scoperto, stiamo completamente distruggendo la biodiversità. Biodiversità significa è l'humus del suolo. La parola umano deriva dalla parola humus, cioè significa che questo in effetti è suolo vivente. Quindi è molto molto importante che il suolo diventi il punto focale, perché se metti da un terzo al 40% del terreno, specialmente nel mondo tropicale, all'ombra degli alberi, il tuo cambiamento climatico potrebbe essere invertito facilmente. Il terreno sta diventando caldo, semplicemente perché viene arato e asfaltato. Il terreno deve stare sotto alla vegetazione di qualsiasi tipo. Erbe naturali, arbusti, alberi, qualsiasi cosa, perché sono al servizio dell'attività ecologica. E dobbiamo anche capire, il suolo è un notevole sequestratore di carbonio. E il suolo è la più grande spugna d'acqua del pianeta, e il suolo è la base di tutta la vita. Questi 90-100 cm di soprassuolo in tutto il pianeta, in media, sono la base dell'87% di vita su questo pianeta. Mantenere viva la biodiversità è la cosa più importante che dobbiamo fare adesso. A meno che non iniziamo adesso, questo non accadrà. Come parte di questo, abbiamo lanciato un movimento chiamato Pianeta Consapevole, per portare il massimo numero di persone. Adesso sembra che il cambiamento climatico, l'ecologia, tutte queste cose siano un campo da gioco per i ricchi e l'elite. No, questo deve cambiare. I singoli esseri umani dovrebbero diventare consapevoli del pericolo che ci sta minacciando. Le questioni ecologiche devono diventare questioni elettorali. E i partiti politici devono dare rilevanza alle questioni ecologiche nei propri programmi. I governi devono essere eletti per la loro attenzione alle questioni ecologiche. Questo deve accadere. Per questo stiamo vedendo come arrivare a una raccomandazione di politiche per 192 paesi. Il corpo stesso che portiamo è suolo. Senza che il suolo sia ricco e stia bene, questo corpo e ogni altra vita non può stare bene. Quindi in termini di ecologia, in termini di cambiamento climatico, la cosa più importante è che dobbiamo avere un approccio consapevole di come gestiamo il nostro suolo. Come rigeneriamo il nostro suolo? Come rivitalizziamo il nostro suolo? Questo approccio consapevole e creare un pianeta consapevole sono la cosa più importante. Senza coinvolgere una moltitudine di persone, questo non diventerà una realtà. Siccome siamo nazioni democratiche, a meno che le persone non dicano che questo è ciò che vogliono, questo non accadrà. Quindi creiamo un pianeta consapevole. Facciamolo accadere. Come avete sentito, il suolo non è solo il terreno sul quale camminiamo,
Una manciata di terreno contiene dagli 8 ai 10 miliardi di microorganismi e sono proprio questi microorganismi che lo rendono la più grande riserva d'acqua del pianeta, il più grande serbatoio di carbonio, come diceva Saguro, del pianeta e uno dei migliori regolatori dei sistemi climatici. Quindi spesso ci chiedono, ma allora che cosa ne è di tutte le altre questioni ambientali? Sono tutte importanti, ma il suolo si sta degradando ad una tale rapidità che se non facciamo qualcosa subito, la situazione può realmente andare fuori controllo. Quindi è importante sapere che se il suolo è ricco ed è fertile, molti dei problemi globali possono essere drasticamente ridotti, se non addirittura risolti. Adesso faremo un breve elenco di 6 dei più importanti problemi globali che stiamo affrontando, come ad esempio, adesso vedremo, l'insicurezza alimentare. Il 95% del cibo dell'umanità viene dal suolo. E quindi se non facciamo qualcosa subito, si stima che entro 20 anni ci sarà un calo della produzione di alimenti del 40%. Secondo punto legato al suolo è la carenza nutrizionale. Infatti la qualità del suolo ha un impatto diretto sulla qualità del nostro cibo. La scarsità d'acqua, di cui abbiamo visto quest'estate le conseguenze, il suolo, come diceva Saguro, è la più grande riserva d'acqua del pianeta, che soddisfa il 90% del fabbisogno di acqua per l'agricoltura a livello globale. E i terreni degradati, invece, hanno perso questa capacità di assorbire e trattenere l'acqua, il che vuol dire che quando piove su un terreno degradato l'acqua scivola in superficie e crea inondazioni e poi di nuovo siccità. La perdita di biodiversità è un altro aspetto che può essere risolto prendendosi cura del terreno. Infatti 27.000 specie ogni anno si estinguono, si intende l'intera specie. Cosa che magari non ci ricordiamo è che il suolo è il più grande habitat del pianeta. 87% di tutta la vita dipende da esso. Un altro aspetto legato al suolo è la perdita di sussistenza, e qui parliamo di agricoltori, perché secondo la Banca Mondiale, se ripristiniamo il suolo, si aumenterà il reddito del 75% dei poveri del mondo che vivono di agricoltura. Quindi in India, è un dato spaventoso, ma oltre 300.000 agricoltori si sono tolti la vita negli ultimi 20 anni. Perché non hanno più mezzi di sussistenza. Ma la buona notizia è che proprio nel sud dell'India, colpita dalla desertificazione, come ci raccontava Saguro, si è così portata una pratica che poi è l'agroforestazione, e che è quella di portare all'ombra i terreni agricoli, quindi all'ombra di alberi, di arbusti o di erba alta, come diceva Saguro, e si è visto che il terreno si riprende immediatamente. Quindi non solo riportando i terreni all'ombra si recupera il suolo, ma anche si aumenta addirittura del 300-800% il reddito degli agricoltori in soli 7 anni. Altro aspetto legato purtroppo al suolo è quello delle migrazioni e dei conflitti. Infatti è stato stimato che la crescita demografica, siamo a 9,2 miliardi di persone al mondo, e la scarsità di cibo e di acqua possono causare la migrazione di oltre 1 miliardo di persone entro il 2050 in altri paesi e in altre regioni. Infatti, per fare un esempio, le questioni legate alla terra hanno avuto un ruolo significativo in circa il 90% dei conflitti e delle guerre che sono successi in Africa dal 1990. L'ultimo aspetto legato alla terra è il cambiamento climatico. Infatti tutti sappiamo che la vegetazione ha il ruolo e ha il compito di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera, ma quello che non molti sanno è che il suolo stesso assorbe anidride carbonica dall'aria. E quindi se noi ripristiniamo il suolo, potremmo riuscire a ripristinare in pochi anni, Saguro parla addirittura in 10 anni e si agiamo subito, i livelli di emissioni di prima dell'era industriale, quindi si parla di ante 1850. Se invece lasciamo le cose come stanno, il suolo, quando è degradato, invece di assorbire, rilascia anidride carbonica in grandissima quantità.
e si stima che il rilascio possa essere addirittura di 840 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, che equivalgono agli ultimi 30 anni di emissioni dell'umanità. Quindi, con tutti questi dati, ciò che vogliamo sottolineare è che è cruciale, fondamentale salvare il suolo. E quante crisi globali possiamo risolvere se agiamo subito? Quindi aumentando, e questo è importante, il contenuto organico del suolo ad un minimo del 3-6%, garantirà un suolo vivo, un suolo fertile e soprattutto un suolo utilizzabile in modo sostenibile nei terreni agricoli. Quindi la prossima domanda è: ma che cosa possiamo fare? La risposta del Movimento Salva il Suolo è duplice. La prima cosa sulla quale siamo impegnati è la divulgazione. Infatti, raccogliere il sostegno di 3,5-4 miliardi di persone per dimostrare ai governi che la maggioranza della popolazione votante, perché 3,5 miliardi di persone sono il 60% della popolazione votante, raggiungerli e fare in modo che sostengano appunto politiche favorevoli al suolo. Il secondo punto sul quale siamo impegnati è quello di sostenere i governi stessi nell'attuazione delle necessarie politiche a lungo termine. Quindi, siccome per raggiungere 3,5-4 miliardi di persone non è il sostegno, insomma, non è una cosa così facile, Saguro ha pensato, nel marzo di quest'anno, di intraprendere un viaggio storico, arduo, in moto, in solitaria, di 30.000 chilometri. È partito il 21 di marzo da Londra e dopo 100 giorni è arrivato nel sud dell'India, dopo aver toccato circa 27 paesi. Durante questo suo viaggio ha naturalmente incontrato esperti del suolo, rappresentanti di grandi organizzazioni internazionali e naturalmente rappresentanti di governi, ma anche e soprattutto decine e decine di migliaia di cittadini, di persone che hanno riempito i 690 eventi che sono stati organizzati così per celebrare il movimento durante il passaggio. In Italia, lo scorso aprile, Saguro ha fatto tappa prima a Venezia con una conferenza che ha visto il tutto esaurito all'Università Ca' Foscari e poi con un concerto a Roma che ha visto riuniti, insomma, per celebrare il movimento, nomi noti della musica italiana come Elisa, Malika Ayane, Noemi e molti altri. Come invece collaboriamo con i governi? Sostenendoli nel cambiare le politiche che riguardano il suolo. E con il contributo dei migliori esperti e scienziati, Saguro ha lavorato negli ultimi 2 anni per creare dei manuali specifici per i 192 paesi che ha nominato. Perché? Perché ogni paese ha una sua particolarità, nel senso che ognuno ha, in base alla latitudine, longitudine, situazione economica e situazione del terreno stesso, ha delle caratteristiche specifiche per il trattamento del suolo. Quindi questo è stato creato per aiutare i governi e gli esperti ad accelerare il processo dell'adozione di politiche a favore della salute del suolo. 81 nazioni finora hanno dichiarato il sostegno al movimento, e 8 nazioni e 8 stati indiani hanno firmato un memorandum d'intesa con il movimento impegnandosi a portare il contenuto organico del suolo dal 3 al 6%. E vorremmo mostrarvi ora l'ultimo video nel quale si illustra alcuni degli organismi mondiali che sostengono Salva il Suolo. Il suolo non è nostro, è una realtà che ci è giunta dalle generazioni precedenti. Audio. E dobbiamo trasmetterla come suolo vivente per le generazioni future. Se non facciamo questa cosa, le generazioni future ci guarderanno come una generazione molto irresponsabile. Salva il Suolo è un movimento molto importante che sosteniamo in quanto UNCCD. L'UNESCO vorrebbe associarsi a Salva il Suolo. Siamo impazienti di lavorare con voi. Usiamo il suolo per il nostro nutrimento, ma dobbiamo dare qualcosa in cambio per ripristinare la ricchezza organica. Il nostro suolo ha bisogno di nutrimento. Il suolo è fondamentale per i raccolti, la biodiversità e la sicurezza alimentare. Salvaguardare il suolo è essenziale per mantenere i sistemi alimentari.
i suoli sono la cosa più preziosa sulla Terra. Producono la maggior parte del nostro cibo, stabilizzano il nostro clima, catturano e trattengono l'acqua potabile per tutti noi e sono la base per ogni forma di vita. Dobbiamo salvare i nostri suoli ed esiste un movimento globale per fare proprio questo. Sadhguru, ti sei lanciato in un viaggio in moto di 100 giorni, da Londra fino all'India, coprendo 30.000 km attraverso 25 nazioni. La campagna Salva il Suolo, che sprona la classe politica a rendere il ripristino del suolo una priorità. Non sei più giovanissimo. Che tu ti sia lanciato in un viaggio simile è davvero straordinario. Il movimento globale guidato da Sadhguru si occupa della crisi del suolo mobilitando la popolazione del mondo intero. Le campagne su larga scala che cercano di parlare a un gran numero di persone in tutte le regioni e continenti sono davvero molto importanti. Una campagna molto importante, Salva il Suolo per un suolo vivente. Facci sapere se possiamo sostenere la campagna in qualche modo. Grazie mille. È un grande onore accogliere l'onorevole Sadhguru alla Convenzione delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico. Veniamo dal suolo e andiamo nel suolo. Dobbiamo fare tutto per proteggere e prevenire danni al suolo. Dobbiamo salvare il suolo. Unisciti al movimento di Sadhguru. Siamo tutti con lui. Accogliamo con entusiasmo il movimento Salva il Suolo, che è davvero necessario per dirigerci verso un pianeta sano e una vita sana. Un pianeta consapevole è fondamentale in questo processo. Siamo molto lieti di lavorare insieme a tutti voi. Associarci con Salva il Suolo per portare a un suolo migliore e sicuro per il nostro mondo è il momento più bello. Questo partenariato in cui stiamo per entrare sarà davvero la differenza che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di più leader visionari come Sadhguru per mettere in luce le sfide ambientali a cui siamo confrontati ed agire. Aggiungo che sono personalmente felice e entusiasta di essere qui. Ho lavorato al degrado e al ripristino del terreno per buona parte della mia carriera. È un messaggio di urgenza, ma è anche un messaggio di speranza. E penso che sia decisamente anche un messaggio d'amore. Lo hai detto, un modo di dire ti amo e dire salva il suolo, mettiamoci in marcia. Penso che sia davvero entusiasmante, grazie mille. Grazie. L'accordo firmato tra la Fondazione Isha e l'iniziativa 4x1000, il suolo per la sicurezza alimentare e il clima, per la cooperazione nel raggiungere il nostro obiettivo di creazione di un mondo più sano. Gli scienziati hanno bisogno di persone come Sadhguru per portare il messaggio giusto alle persone giuste. Vorremmo proporre al mondo di fare qualunque cosa è possibile per proteggere il suolo, perché è il nostro futuro, è il nostro capitale. Facciamo quindi la nostra parte, unendoci a Sadhguru nel suo viaggio e attirando l'attenzione e la consapevolezza sulla questione di salvare il suolo. Facciamolo accadere. E invertiamo il degrado di uno degli aspetti più importanti della nostra ecologia. L'implementazione deve avvenire sul territorio e la terra non è gestita dagli scienziati, la terra è gestita dagli agricoltori. Quindi è estremamente importante, deve essere un programma univoco basato sugli incentivi. Ispirazione, incentivi e disincentivi, dopo un certo periodo di tempo è la strada da percorrere. Questo è il mio appello a tutti voi, perché non voglio che questa COP15 finisca per essere come un'altra conferenza con carte e ancora carte. Questa deve concludersi con un'azione concreta, un'azione tale che sia implementabile. Sappiamo cosa dobbiamo fare, quindi facciamolo accadere. Salva il suolo, facciamolo accadere. Salva il suolo, facciamolo accadere. Facciamolo accadere. Facciamolo accadere. Grazie mille. Facciamolo accadere.
Come accennato nel video, Saguru al COP15 in Costa d'Avorio ha delineato una strategia in tre punti che vedete riassunta qui. Abbiamo visto che finora come opera il movimento a livello governativo, ma che cosa possiamo fare noi come individui e come aziende? La cosa più importante è divulgare questo messaggio sulla salvaguardia del suolo con più persone possibili, in modo che i governi siano spinti a fare investimenti a lungo termine a favore del suolo. Se avete piacere potete visitare il nostro sito safesoil.org, dove trovate moltissime indicazioni su come muoversi sia come aziende che come persone singole. E altrimenti potete venire a visitarci nel nostro stand qui al padiglione 9 S14. Per concludere, quindi, Salva Suolo non è attivismo, non è una protesta, non è una protesta contro un'industria o contro una pratica agricola, ma è un movimento portato avanti dall'impegno e dall'amore per il nostro ambiente. È una sfida ed è un privilegio che la nostra sia la generazione che agisce in modo responsabile. Grazie per l'attenzione.